grandi giornalisti mi hanno scritto: tu non, che non mi hai mai fatto ridere questa volta con questa scelta, con questa scelta un po' bizzarra, donchisciottesca, mi hai fatto morire di risate. In fondo le accuse erano ben precise. Tu, che sei un cittadino di seconda classe, uno che nei secoli passati non aveva diritto di essere sepolto in terra benedetta, non devi occuparti di cose serie, perché in fondo il giudizio è implicito, perché tu non sei una persona seria. Io invece vi giuro e vi garantisco che sono una persona molto, molto più seria di quanto io stesso sospettassi. Beh, se come temono molti io avessi avuto nel mirino con questa scelta di far parlare di me e di promozionare il Clown Villaggio, avrei scelto forse partiti di potere. E beh, la DC che ha epuratosi il fascismo, ma restaurato poi il fascismo, stesse leggi, codice Rocco, eccetera, sarebbe stato il partito dal quale aver tratto più vantaggi. Avrei potuto accompagnare nei comizi i grandi capi storici della DC. Avrei potuto continuare a militare nelle file del PC. Io non ho mai militato, ho sempre votato, civilmente, con molta fedeltà. Io sono monogamo per il PC, che mi ha sempre aiutato quando ho vomitato, sofferto il mio personaggio veramente per 12 anni all'Ital Sider Spa di Genova. E il PC comunque forse ti assicura quando muori, perché tutti muoiono, e il clown quando muore viene riconosciuto grande in Italia, il PC forse, forse, ai grandi, assicura funerali di Stato con le bandiere. Io questi me li sono giocati. Avrei potuto, come hanno fatto alcuni, iscrivermi a partiti o logge più potenti. E voi sapete a quale loggia io faccia riferimento. Ma nessuno di questi illustri giornalisti, quando questo è successo per altri, ha preso la penna in mano per dire che schifo. Lo schifo invece l'ho fatto io, e anche Ludibrio, perché ho scelto una setta di antipatici, rissosi, con fama di mangiabambini e di picchiatori. Vi dico perché l'ho fatto? Perché malauguratamente io ho avuto un problema di una minoranza. E allora vi giuro, avere un problema da minoranza in Italia è un paese cattolicissimo, è un'esperienza assolutamente allucinante. Se in Italia sei un handicappato, viene chiamato in questo paese cattolico ma intollerante, viene chiamato paralitico. Se sei un ex tossicodipendente, sei chiamato un drogato. Se sei un gay o un diverso, frocio, dicesi a Roma. I malati di mente sono chiamati pazzi. Se siete un handicappato e arrivate in uno dei nostri aeroporti, non trovate né scivoli, né telefoni, né cessi. Quindi il messaggio che ti dà, per esempio, la città del Papa è: noi non ti vogliamo. A me è successa una cosa molto curiosa. Poche ore prima della chiusura delle liste sono andato a trovare uno strano gruppo di proto-cristiani in una specie di topaia in via Farini, è la sede di Democrazia Proletaria. E per la prima volta mi sono trovato di fronte a un vero gruppo, una piccola setta illuminata da uno spirito che da molti anni, da molti secoli in Italia manca. Loro sono veramente cristiani. Ecco, loro veramente non fanno l'elemosina che insulta, ma cercano veramente di aiutare le minoranze. E se ha avuto un problema di minoranza, se l'avete avuto, credetemi, vi dà molta fiducia pensare di lasciare in vita. Non si disperdono voti votando per loro, questa è la mia sensazione, ma c'è la speranza per chi ha avuto dei problemi e che è tuttora minoranza di essere aiutato. Io vi confesso che di tutte le scelte che ho fatto negli ultimi 40 anni, questa è quella nella quale mi sento più felice, è quella nella quale mi sento meglio, è quella nella quale mi piace di più. E con questo vi abbraccio tutti, cristianamente anche.